Sapevamo che era una partita sicuramente difficile contro una squadra che in classifica era sotto di noi, però abbiamo cercato di prepararla nel migliore modo possibile e alla fine ci ha dato ragione il modo in cui l'abbiamo preparata noi. Due partite, due gol, immagino sei contento dal questo sorriso che fai, quindi quali obiettivi ti poni per il futuro? Io obiettivi personali non me ne pongo. Cerco di fare sempre il meglio possibile, soprattutto per i miei compagni, per la squadra, la società che se lo merita. E niente, come ho detto prima, obiettivi personali non me ne pongo. L'importante è che ci tiriamo fuori da questa, diciamo, situazione comunque migliorata di tanto. E l'importante, come ho detto prima, è la squadra, i miei compagni, la società, il mister. Siamo noi alla fine, quindi questo è l'importante, non sono io come Pietro. L'importante è la società e la squadra. Ma voi come squadra credete che potete fare molto di più? Potete essere ad esempio di centro classifica? Questa è una domanda particolare, è come se si chiede all'ultimo in classifica se si merita di retrocedere. Ognuno già va in campo e cerca di vincere tutte le partite che può vincere, il più possibile ovviamente. Poi c'è anche l'avversario, più forte, meno forte, tante situazioni che una partita può dare, però noi andiamo in campo per vincere tutte le partite, poi la palla è rotonda, quindi... Beh, ho visto una squadra che nel primo tempo, nonostante cercasse di creare delle occasioni, aveva quella frenesia e probabilmente quell'ansia da prestazione che ci attanaglia un po' in casa e ci attanaglia anche con quelle squadre, diciamo, meno blasonate, mettiamola così, dal punto di vista della classifica. E quindi c'era questa cosa. Poi nel secondo tempo, dopo un piccolo sprone, abbiamo cercato di aprire un po' le ampiezze. L'abbiamo fatto bene perché poi se riusciamo poi a innescare i nostri esterni, uno vale l'altro, tra Guadiri, tra Filosa, tra Pistola, Giuliano, eccetera, eccetera. Se riusciamo a farli, a liberarli, possiamo essere molto pericolosi. L'abbiamo fatto bene, abbiamo combinato lì davanti, fortunatamente non c'è stato quel calo di tensione dopo aver fatto il gol. Che ci contraddistingue in quest'ultimo mese e niente, ovviamente c'è da fare complimenti a loro perché hanno vissuto un mese importante, un mese tosto dal punto di vista sia fisico che mentale e giocando ogni tre giorni non era facile nonostante tutto, come sapete, gli infortuni, le cose che avevamo contro, quindi fortunatamente c'è da sorridere e, diciamo così, per fare un Natale un po' più sereno e poi ripartire già da domani per quello che sarà la ripresa. Loro lo sanno perché era ovviamente nella mia idea cercare di creare un pacchetto avanzato in questo senso. Ci siamo riusciti, Filosa, come hai detto tu, faccio riferimento al tuo ultimo nome che hai detto, Filosa lo sa, per me può fare tutto, può fare il tre quarti, può fare l'esterno, può fare la mezzala, ha fatto anche il terzino con me paradossalmente, quindi insieme agli altri si va a innescare qualcosa che nelle rotazioni, no? Anche quando magari devi cercare di cambiare la partita, provare a cambiare la partita dalla panchina, riesci a fare qualcosina. E a questo proposito, mister, gli auguri insomma a tutta la comunità, a Casa Micciola, di cui tu sei comunque cittadino. Assolutamente sì, per quello che può valere, diciamo così, il mio piccolo contributo, è ovvio che c'è un augurio generale a tutti i tifosi, ovviamente non solo quelli del Real Forio, ma tutti gli sportivi isolani che ci seguono, che sia ovviamente un sereno Natale per tutti quanti veramente, oltre, diciamo così, ai regali, ma veramente dentro al cuore, all'anima, che possiamo tutti quanti avere un po' di serenità.